Ciao ragazze, oggi vi faccio vedere un po' degli ultimi acquisti che ho fatto recentemente approfittando degli sconti, promozioni, eccetera. Oggi è un po' nuvoloso come giornata, quindi insomma spero che riuscirete a vedere bene un po' tutto. Sono pochi acquisti perché venerdì sarò al Cosmoprof e quindi non vedo l'ora e insomma devo tenere i miei risparmi per fare danni al Cosmoprof. Anzi, se sarete lì al Cosmoprof e girerete per il Cosmoprof venerdì e mi vedete, mi raccomando, salutatemi che mi farà un enorme piacere. Tra l'altro poi a fine video ne approfitto, visto che sono pochi i prodotti, per fare la recensione dei rossetti di Paola P della Platinarium Collection con i lip swatches eccetera che troverete al Cosmoprof, appunto scontati, tutto scontato, perché Paola P al Cosmoprof fa sempre delle bellissime promozioni. Vi faccio vedere subito quello che ho preso da Mulac. Ho fatto un mio piccolissimo ordine da Mulac e ho preso appunto una delle nuove Velvet Ink, le tinte labbra, e siccome poi non volevo fare l'ordine solo per le tinte labbra, solo per una, ho preso appunto anche un blush che è Belle, eccolo, questo qui, un bellissimo rosa freddo stupendo, molto bello però molto molto chiaro, adatto solo per le carnagioni chiarissime come le mie. Bello. I prodotti comunque per la base di Mulac mi piacciono tanto. Credo siano superiori ai prodotti per labbra. E quindi ho fatto principalmente l'ordine per queste tinte, le Velvet Ink. Mi aspettavo sicuramente più colorazioni, almeno 10 colorazioni, più colorazioni soprattutto primaverili. Comunque, vabbè, a parte questo, ho preso Just Like a Drop perché era quello che comunque mi colpiva di più. È che è appunto questo qui, questo è il packaging. L'interno appunto è uno scovolino fatto in questo modo. Il prodotto è questo. La tinta è stupenda. Il colore della tinta qui sbocciato e anche qui è bellissima. È un borgogna rossiccio stupendo. Purtroppo sulle mie labbra appare molto, molto più scuro. È un vinaccia, quasi anche un po' del violaceo all'interno. Molto, molto scuro e su di me non mi piace assolutamente. Purtroppo, probabilmente perché ho le labbra abbastanza pigmentate, quindi questa tinta su di me appare proprio ancora più scura, più violacea e non questo rossiccio così bellissimo, borgogna. Non hanno profumazione, quindi non sono come i rossetti che hanno una forte profumazione. Questi non hanno assolutamente profumazione. La texture della tinta è molto molto sottile, si asciuga subito praticamente. Vi farò sapere meglio più avanti, ecco. Adesso sono rimasta solo un pochino delusa dalla colorazione perché su di me me l'aspettavo come indosso a Cindy, quindi questo borgogna rossiccio stupendo. Su di lei è stupendo, ecco, su di me fa cagare. Ma vabbè, altro discorso. Ho fatto poi un ordine da Douglas approfittando dello sconto del 20% su tutto il sito e ho preso tre pennelli di Zoeva. Perché insomma li volevo da tanto tempo, appunto poi scontati del 20% ne ho approfittato. Ho preso questo che è il 322 Brow Line, questo pennello qui che è davvero piccolissimo, angolato, fatto in questo modo che in teoria dovrebbe essere perfetto per le sopracciglia, quindi applicare la polvere sulle sopracciglia, ma sì, io uso comunque la matita. Però l'ho preso principalmente per sfumare la matita qua, oppure per sfumarla qui, il mio ragazzo ha la tosse, oppure per sfumarla anche qui, quindi insomma 7-8 euro costano all'incirca questi pennelli di Zoeva, sono davvero ottimi, poi vi farò sapere. Questo mi sembra davvero molto valido a primo impatto. Poi ho preso questo che è un Civil 217 di MAC perché lo volevo davvero tantissimo. Avevo proprio l'esigenza di prendere un pennello Civil 217 di MAC. Questo è il 227 Luxe Soft Definer da sfumatura. Vi faccio vedere subito con il 217 di MAC la differenza. Diciamo che quello di MAC è un po' più stretto e un po' più a cupoletta sotto. Però magari appunto lavandolo, utilizzandolo diventa un pochino più stretto. Speriamo sia valido allo stesso modo perché il 217 di MAC lo uso sempre per la sfumatura, per il mio tipo di occhio è perfetto e quindi ne avevo bisogno di un altro per appunto non utilizzare sempre quello perché poi quando è sporco non so mai che cosa mettere. L'altro pennello che ho preso è il 232, poi quelli di Zoeva sono sempre messi in queste pochettine stupende. Il 232 è questo per ombretto. È il 232, sì.
Eccolo qua, che dovrebbe essere simile al 232 di Mac. Insomma, no, assolutamente no, cacchiarola. Io ne volevo uno simile perché vedete che quello di Mac è così piccolo e perfetto per la mia palpebra, mentre questo qui è un pochino più alto principalmente, però spero di trovarmici lo stesso bene. Poi comunque vi farò sapere. Sicuramente li utilizzeremo insieme in qualche mi preparo con voi. E poi da Douglas ho preso anche un prodotto di Alchemilla. Ma voi lo sapevate che da Douglas c'era anche Alchemilla? Io no, l'ho trovato per caso. E questo è il detergente dedicato al bambù per il viso. Ne ho sentito parlare benissimo da tantissime ragazze. Sto terminando quello di Maternatura, quindi ho detto perché no, sconto del 20%, costa 8 euro, lo prendo. E tra l'altro le spedizioni da Douglas, se pagate 25 euro, sono pure gratuite. Poi da Tigotà ho preso due mascara scontati del 25% perché trovate tutto il mese di marzo la promozione rottamazione make-up, ovvero portate il vostro prodotto di make-up finito, che non utilizzate più, scaduto, di qualsiasi marca, lo portate appunto alla cassa e avete lo sconto del 25% su qualsiasi prodotto di make up che volete. Quindi ho preso due mascara, sono un periodo un po' in fissa con i mascara, e ho preso questo di L'Oreal Volume Million de Cils Sans Couture, che tra l'altro è il primissimo mascara di L'Oreal. Non ho mai provato nessun mascara di L'Oreal perché costano un botto, cioè 16 euro questo prodotto, questo mascara. Cioè io volevo il ciglia butterfly, come si chiama? Farfalla, quello lì farfalla, ma 20 euro da Tigotà, cioè, ma scherziamo, boh, non me li ricordavo così cari. Comunque, questo è lo scovolino, comunque ottimo per il mio tipo di ciglia, perché è piccolo, l'ho usato oggi per la prima volta e vi posso dire che lo scovolino non raccoglie tanto prodotto e non fa grumi, quindi buono. Devo dire che non mi dispiace come effetto da giorno, come mascara, perché comunque incurva abbastanza, ma soprattutto volumizza, le pettina molto bene, non fa grumi, ma non allunga per niente. Quindi lo consiglio a chi, io non so che tipo di mascara, applicatore alta precisione c'è scritto, quindi l'ho preso un po' a caso, non ho visto nessun review su questo mascara. E niente, purtroppo non allunga più di tanto, peccato perché se allungava era davvero molto molto buono, quindi lo utilizzerò più che altro come mascara da giorno. L'altro che ho preso è il ciglia sensazionali di Maybelline effetto ventaglio, costava tipo 9 euro, quindi scontato del 25%, ci sta. E questo è lo scovolino che però non ho ancora mai provato, lo proverò sicuramente nei prossimi giorni. Insomma, spero che allunghi, ecco, effetto ventaglio, mi ispira parecchio. Poi ho preso le Tangle Teaser, finalmente anch'io nel tunnel delle Tangle Teaser. Penso di essere l'unica YouTuber a non averle ancora mai provate e mi ero fissata tantissimo con questa, ovvero la Tangle Teaser Blow Styling. Praticamente non è una spazzola da utilizzare per pettinare, ma per fare lo styling, quindi da utilizzare sui capelli bagnati con il phon, tipo a mo' di come se fosse appunto la spazzola, quella lì, quelle lì rotonde. Ci sono anche i miei capelli perché una volta l'ho utilizzata già una volta. Questi qui sono davvero molto molto duri e rigidi. Quindi non è assolutamente una spazzola per pettinare, ma è una spazzola per fare lo styling. Quindi con il phon e con i capelli bagnati, appunto, si passa in questo modo, un po' come la spazzola rotonda, ecco. Questa dovrebbe dimezzare i tempi di asciugatura, lisciare i capelli e togliere il crespo e, che altro, lucidarli probabilmente. Una roba del genere. Io ho preso quella full paddle per capelli medi o lunghi, altrimenti c'è quella per i capelli corti che è un po' più stretta. Devo un attimo prenderci la mano perché è gigante, è gigante. Poi siccome avevo, l'ho presa su Amazon, questa qui a 24 euro, spedizioni gratuite. Poi siccome su Amazon avevo un buono di 10 euro, ho preso anche proprio la spazzola, la Tangle Teaser, proprio per pettinare i capelli, e ho preso la Salon Elite, appunto avevo un buono di 10 euro, questa costava 9 euro, quindi in pratica come se non l'avessi pagata, e quindi eccola, è fatta questa. Ho scelto questo colore viola con
i dentini rosa. Io utilizzo da anni la spazzola Tech che ho, quella piccolina, che è ottima, davvero ottima, soprattutto se avete i capelli crespi, perché quelli non li elettrizza. Quindi speriamo che sia ottima anche questa, vi farò sapere. Quindi questi erano appunto stati i miei piccolissimi acquisti dell'ultimo periodo. Ora vi parlo dei rossetti di Paola P della Platinarium Collection. Eccoli qui, sono 6, me ne hanno inviati tutti 6. Ci tenevo appunto a farveli vedere prima del Cosmoprof, perché al Cosmoprof li troverete tutti scontati e troverete tantissimi altri prodotti. Questi rossetti io già, diciamo, li conoscevo perché, diciamo, come qualità dei rossetti di Paola P, io già li conoscevo perché avevo provato l'anno scorso quelli della Opera Collection, che appunto mi erano piaciuti tantissimo. Sono rossetti davvero molto buoni, confortevoli sulle labbra, duraturi, iperpigmentati, ma soprattutto sono proprio dei rossetti professionali, ecco, si vede. Tra l'altro, credo che abbiano notato anche la profumazione. Sì, perché la trovo un po' più piacevole, più delicata. Adesso non lo so se... Sì, questa qui, questi vecchi erano una profumazione un po' troppo forte, troppo persistente forse, per me, ecco, per i miei gusti. Invece questa mi piace molto di più, la trovo più delicata. Vi faccio vedere subito i rossetti che secondo me... Insomma, vi consiglio di più, che valgono la pena anche per le colorazioni, poi dipende sempre dal vostro gusto, però quelli che mi hanno colpito tantissimo è assolutamente il primo, Cassiopea, il numero 13, che è un malva rosato con del marroncino dentro, ma pochissimo marroncino. È più un malva rosato stupendo, questo. Questo è Cassiopea, è davvero stupendo indosso e penso sia un rossetto che sta bene un po' a tutte, perché questo ha dentro del rosato che è molto molto elegante, raffinato, bellissimo, davvero stupendo. Ve lo consiglio davvero tantissimo. Lo sapete che io non sono un amante dei nude, eccetera, però quello è proprio stupendo, è proprio elegantissimo da tutti i giorni, raffinato, bellissimo. Poi l'altro che mi piace tanto tanto è Andromeda, quello che avevo nel video dei promossi e bocciati. Non vado in ordine, non sto andando in ordine di numero, ma questo qui è Andromeda, bello, davvero bello, e eccolo. Tra l'altro sono poi cremosi, ma dopo poco si fissano, confortevoli sulle labbra e non vanno assolutamente in giro, non serve neanche la matita, io non ce la metto. L'altro molto molto bello è Fenice ed è quello anche che indosso. Questo qua è Fenice, ho visto che cambia davvero tantissimo in base appunto alle labbra. Ho trovato una similitudine con Cosmic Dancer di Nabla, ma più che altro dal Bullet, però poi soprattutto indosso su di me sono completamente diversi. Cosmic Dancer di Nabla è molto molto più violaceo, te lo metto sotto, vedete, è molto più scuro e più violaceo, ecco, mentre sopra è Fenice. Quindi queste tre erano, diciamo, le mie colorazioni preferite che vi consiglio tanto tanto tanto. Poi c'è il numero 14, che è Venere, che è quello che non mi piace, ma non per la qualità, perché la qualità è ottima, è solo un mio gusto personale, perché è un marroncino caldo che a mio parere mi sta malissimo e credo sia un po' difficile da portare, insomma non sta bene a tutte, ecco, non mi piace molto come colorazione. E poi ci sono gli ultimi due, il 17 e il 18, che sono quelli più scuri della collezione. Il 17 è Orione, questo. Un prugna violaceo scurissimo. So già cosa state pensando. Assomiglia a Viva Glam Ariana Grande? Non credo, non penso proprio, però ve lo faccio vedere sbocciato velocemente sotto. Ariana Grande ha più rossiccio all'interno, un prugna rossiccio. Eccolo qua. Ariana Grande e sopra Orione di Paola P. Ed infine Berenice,
che anche questo secondo me non mi sta molto bene. È un cioccolato, un marrone cioccolato con dentro del rosso. Non ho assolutamente nessun colore simile, vedete? E appunto è questo marrone cioccolato con dentro del rosso, molto molto bello anche questo. Ecco, però diciamo questi due sono dei colori assolutamente più scuri che magari non stanno bene a tutte. Ecco, diciamo che i primi tre sono quelli che è proprio amore, amore, amore. E quindi niente, se andate al Cosmoprof ve li consiglio tanto perché sono proprio degli ottimi rossetti di qualità. E niente ragazze, quindi questo era tutto. Ho fatto un po' un mix di video haul, video swatches, prime impressioni, un mix di tutto. Spero che questo video vi sia piaciuto, vi sia stato utile soprattutto. E non so se riuscirò a caricare un altro video magari giovedì prima del Cosmoprof, ma altrimenti appunto se sarete al Cosmoprof venerdì ci vediamo al Cosmoprof. Ciao, un bacione!